Due decenni dopo l'iniziale invasione aliena del 1996, la Terra gode di un periodo di tranquillità. Le nazioni hanno stretto alleanze, culminate nel programma Earth Space Defense, o ESD. Utilizzando i resti recuperati di navi aliene, hanno sfruttato la tecnologia extraterrestre per erigere un sistema di difesa contro potenziali minacce aliene. L'ESD opera dall'Area 51, mantenendo basi sulla Luna, Marte e Rea, una luna di Saturno. All'insaputa dell'umanità, persistono osservatori extraterrestri in agguato, perseguitando l'ex presidente Whitmore con incubi ricorrenti. Nella base lunare, Jake e Charlie trasportano nuovi componenti per il sistema di difesa, con l'obiettivo di costruire un'arma colossale. Durante l'assemblaggio, però, si verifica un enigmatico malfunzionamento che provoca un'inclinazione incontrollabile dell'apparato. Il comandante Young ordina una ritirata, ma Jake sfida la direttiva, impiegando la sua nave per stabilizzare l'arma nonostante il rischio di un'accensione su tutta la nave a causa del fusion drive attivato, per cui Jake corregge rapidamente la posizione del dispositivo. Ritornato alla base, deve affrontare il rimprovero di Young, che ne comporta la sospensione a tempo indeterminato. Nel frattempo, il generale Adams si precipita nell'Area 51 in risposta a una questione urgente. Gli alieni prigionieri da tempo dormienti si sono risvegliati agitati, all'interno dei loro confini. Con il direttore dell'ESD irraggiungibile, Adams affronta la situazione, tuttavia, il direttore David è in Africa, accompagnato da Floyd, un tirapiedi del governo. Il loro incontro con il signore della guerra Mutu e la sua fazione ribelle avviene in un paesaggio disseminato di resti alieni. Catherine, sorprendentemente familiare con la zona, allenta le tensioni garantendo per David. Dopo aver trascorso del tempo a studiare la connessione psichica tra gli alieni, accompagna David sull'unica nave aliena atterrata due decenni prima. Scoprendo la resistenza decennale contro gli alieni emergenti, David e i suoi compagni scoprono recenti anomalie, l'autoaccensione delle luci della nave e un'immensa cavità che indicano il tentativo abbandonato degli alieni di perforare il nucleo della Terra, un'impresa interrotta dalla distruzione della nave madre durante il conflitto iniziale. Il gruppo successivamente si avventura nella nave e scopre un segnale di soccorso emesso dal computer, un segnale che David identifica come una chiamata con risposta dalla Luna. Sulla Luna, Jake partecipa a una videochiamata con la sua ragazza Patricia, che sembra essere la figlia di Whitmore. Patricia condivide le notizie sull'imminente arrivo dello squadrone internazionale Legacy alla Baia Lunare, che include Dylan, un vecchio amico di Jake diventato ora nemico. Ricordando il loro precedente alterco durante un test di volo in cui Jake ha quasi causato del male a Dylan, Patricia esorta il fidanzato a essere cordiale e ad assumersi la responsabilità. Quando arriva lo squadrone, l'eccitazione riempie l'aria, in particolare per Dylan, figliastro dell'eroe di guerra Steven. Durante un pranzo, Jake incontra Dylan e, invece di porgergli un ramoscello d'ulivo, lo provoca. Valutando l'interferenza di Dylan, l'alterco si trasforma in uno scontro fisico, attirando l'attenzione di Young. Per proteggere Dylan, Jake afferma falsamente di essere inciampato, assumendosi la colpa. Più tardi, confidandosi con Charlie, Jake ammette di aver oltrepassato il limite. Allo stesso tempo, nell'infermeria dell'Area 51, il dottor Isaac si riunisce con suo marito Oaken, il direttore della ricerca entrato in coma durante il conflitto precedente. Con suo grande stupore, Oaken si risveglia, ignaro del passaggio di due decenni, notando i netti cambiamenti nell'aspetto di Isaac. Nel frattempo, Adam riceve notizie allarmanti, la base su Rea è stata distrutta, facendo scattare un allarme rosso. In Africa, David viene informato della crisi, ma Catherine rimane fissata sulla decodificazione dei disegni circolari prevalenti nei dintorni, e Amutu li conduce nel suo ufficio, svelando disegni derivati dalle visioni che ha vissuto, rivelando frammenti decifrati della lingua aliena. Sulla Luna intanto, si scatena il panico quando si forma un vortice nell'atmosfera, rivelando un wormhole da cui emerge una macchina sferica, simile alla visione di Amutu. Una trasmissione in difficoltà viene inviata al presidente Lanford e David, i quali capiscono che questa sfera è davvero un veicolo spaziale. Lanford sostiene un attacco preventivo, ma David sottolinea la natura dissimile della nave, suggerendo potenziali differenze nelle intenzioni tra le razze aliene. Nonostante ciò, il consiglio delle SD vota per lanciare un primo attacco. Mentre Young impegna la formidabile arma della base, abbattendo con successo la sfera, David insiste per recuperarla per studiarla, portandolo però a partire per Washington per obblighi politici, lasciandolo ribollente di rabbia. Nel frattempo, Whitmore, guardando gli eventi in TV, si rende conto che questi alieni differiscono dai precedenti invasori. Preoccupato, pensa di avvertire il pubblico, ma Patricia lo esorta a fidarsi del nuovo presidente. Accettando di ritirarsi per la notte, Whitmore scompare misteriosamente, facendo preoccupare Patricia. Comprendendo la difficile situazione di David, Jake prende in mano la situazione, requisisce clandestinamente una nave e vola in Africa per incontrarsi con David, Floyd, Amutu e Catherine.
Dopo aver esplorato i resti della vecchia nave madre, individuano la sfera, preparandosi a recuperarla. Durante le celebrazioni della Terra che commemorano la vittoria della guerra precedente, Whitmore interrompe il discorso di Lanford, tentando di avvertire la popolazione, tuttavia, crolla. Intanto in ospedale Oaken, in uno stato di trance, disegna formule sui muri, sperimentando la stessa angoscia. Sulla Luna, l'arrivo di una nuova nave madre aliena sconvolge gli spettatori mentre si avvicina pericolosamente. Charlie si precipita a prendere il controllo di una nave, salvando Jake e David pochi istanti prima di una collisione imminente. Adam riceve avvisi e annulla i festeggiamenti mentre Jake manovra la nave, permettendo a Charlie di proteggere la sfera con bracci robotici. I loro sforzi vengono però vanificati quando la nave madre dispiega la sua forza gravitazionale, attirandoli dentro. Young ordina ai piloti e attiva l'arma gigante, ma il suo fallimento richiede un ordine di evacuazione, portando la nave madre a cancellare gran parte della Luna, inclusa la base. L'ESD attiva le difese orbitali, inutilmente distrutte dalla nave madre, che successivamente si scontra con la Terra, provocando una distruzione diffusa. Riconoscendo la traiettoria della nave verso l'Oceano Atlantico settentrionale, Jake effettua manovre evasive in mezzo al caos mentre Lanford ordina l'evacuazione delle città costiere. Ad alcuni però non arriva l'avviso urgente. Julius, il padre di David, vede l'immensa nave madre avvicinarsi durante la navigazione. Contatta David, sottolineando le enormi dimensioni della nave, ma viene improvvisamente interrotto quando la nave madre atterra, causando la collisione della barca di Julius con un'altra. I piloti d'Elite si precipitano quindi dalla Luna per aiutare nella difesa, ma Dylan, in ritardo, vede sua madre aiutare una donna e un bambino a fuggire prima di dirigersi verso un edificio ospedaliero. Nell'area 51, Whitmore, Patricia e Adams si riuniscono mentre Oaken, essendo scappato dalla sua stanza, si unisce alla riunione. Gli alieni in gabbia mostrano un comportamento frenetico, che Oaken interpreta come celebrativo. Contemporaneamente arrivano David e il gruppo, e Whitmore rilascia clandestinamente un alieno per avviare la comunicazione, con il risultato che questo sequestra Whitmore per trasmettere un messaggio. È arrivata. Catherine mostra il simbolo circolare all'alieno, provocandone la furia, e mentre l'alieno minaccia Whitmore, i soldati intervengono, sparandogli inutilmente contro. Amutu interviene, sfondando l'armatura per rivelare un alieno più piccolo e vulnerabile all'interno, rapidamente eliminato da questo ultimo. Altrove, un gruppo di fratelli rimasti orfani a causa del caos scopre la barca distrutta di Julius con un sopravvissuto privo di sensi, Julius stesso. Si assicurano la sua sopravvivenza e lo portano con sé mentre cercano rifugio tra i rottami. Nell'area 51, la scansione della nave madre illumina David e dice «Lei è tutto», che significa un enorme alveare e il recente arrivo della loro regina. Ricordando la vittoria della guerra precedente distruggendo la regina della nave madre, David suggerisce una strategia simile piuttosto che distruggere la nave più formidabile. Lanford dà quindi il via libera a una missione per localizzare la regina. I piloti preparano i droni per disattivare gli scudi, seguiti da bombardieri dotati di testate a fusione fredda per penetrare ed eliminare la regina, ma mentre si avvicinano, la nave madre apre le sue difese. Nonostante gli sforzi per navigare e mantenere una posizione difensiva, sfondare la nave si rivela impegnativo dopo aver perso i bombardieri. Jack propone quindi di entrare nella nave, anche se rischioso, è l'unica opzione praticabile, guadagnandosi l'autorizzazione di Adam. Nel frattempo, alle unità di supporto viene ordinato di fornire rinforzi. Entrando, i piloti rimangono sbalorditi nello scoprire un intero ecosistema al suo interno. Dall'altra parte, Whitmore riprende conoscenza, spiegando a Patricia che la regina anticipa il loro arrivo. Patricia si precipita ad avvertire Adams della trappola, ma il suo avvertimento arriva troppo tardi. In una virata devastante, la regina emette un'onda invalidante, facendo precipitare l'aereo dei piloti, rilasciando bombe in un ultimo disperato tentativo. Sfortunatamente, l'esplosione non riesce a raggiungere la regina a causa del suo campo energetico protetto. Una successiva massiccia ondata paralizza i satelliti, l'area 51 e il bunker del presidente. Tragicamente, questo attacco costa la vita a tutti coloro che si trovano all'interno, compreso il presidente Lanford. Subito dopo, il capo militare nomina Adam nuovo presidente. Esaminando i disegni di Oaken, Catherine e Amutu decifrano i riferimenti criptici a un conflitto intergalattico e alla prevenzione dell'arrivo di un nemico sulla Terra. Questa rivelazione spinge a realizzare che la sfera intende allearsi con loro contro i loro nemici comuni. Intanto, all'interno della nave madre, i sopravvissuti Jake, Dylan e altri piloti sfuggono alla cattura nascondendosi nell'ecosistema della nave. Nel frattempo, Oaken utilizza un laser specializzato per aprire la capsula che ospita la sfera, tentando di scansionarla. Inaspettatamente, il tocco di Floyd attiva la sfera, che comunica in inglese, avendo acquisito la lingua dalla mente di Floyd. Allo stesso tempo, la regina rileva questa attività e indossa un'enorme armatura, preparandosi per un altro assalto.
La sfera spiega di aver intercettato una chiamata di soccorso della sua specie ed è arrivata per avvertire l'umanità, tuttavia, gli umani lo hanno attaccato senza chiedere informazioni. La sfera rappresenta l'ultimo sopravvissuto del suo pianeta, che possiede conoscenze tecnologiche cruciali. Guidando i rifugiati a creare armi contro gli invasori, questa rivelazione consente inavvertitamente alla regina di seguire la sfera. David quindi escogita un piano: nascondere la sfera autentica in una camera di isolamento, simulando il suo segnale di radiazione con un'esca all'interno di un rimorchiatore carico di bombe a fusione fredda. Questo stratagemma mira ad attirare la regina in una trappola, ma non hanno i mezzi per rintracciare la regina finché Adam non rivela la presenza di un camion radar della guerra precedente. Adams e David si rivolgono quindi ai piloti rimasti, spiegando che poiché i satelliti sono inattivi, un pilota manuale deve sacrificarsi per far esplodere le bombe, garantendo il successo della missione. Questo dovere solenne significa che il pilota sacrificante non sopravvivrà alla missione. Patricia, determinata a sostenere suo padre, cerca di offrirsi volontaria, ma Whitmore la ignora e accetta coraggiosamente la missione nonostante le sue obiezioni. Nel frattempo, Julius si sveglia e convince i fratelli a dirigersi verso l'Area 51. A corto di carburante, si fermano a una stazione di servizio e incontrano uno scuolabus abbandonato. Prendendo il comando, Julius riunisce i bambini a bordo e guida l'autobus verso l'Area 51, sperando di trovare sicurezza. All'interno della nave aliena, i piloti individuano l'hangar alieno. Jake, con l'obiettivo di distrarre gli alieni, li schernisce e crea trambusto mentre i suoi compagni dirottano i jet. Gli alieni reagiscono in modo aggressivo, sparando colpi. Decollando rapidamente a bordo dei jet, i piloti sfuggono all'inseguimento degli alieni, eseguendo audaci manovre per scappare. In uno scambio teso, Jake si scusa con Dylan per il loro conflitto passato, e fuggendo per un pelo, raggiungono le porte di uscita e scappano prima che si chiudano. In mezzo al caos, Patricia, osservando la partenza del padre, decide di volare al suo fianco per offrirgli sostegno. Contemporaneamente, Julius arriva con i bambini sull'autobus proprio mentre la regina e il suo esercito convergono alla base. David porta i bambini in salvo mentre la sfera è nascosta in una camera di isolamento, attirando con successo la regina nella trappola. Whitmore, sulla nave della regina, innesca le bombe, apparendo inizialmente vittorioso, tuttavia, la regina sopravvive grazie al suo scudo energetico, contrastando l'arma della base. David, unendosi a Julius e ai bambini, scappa con l'autobus mentre la regina li insegue. I soldati di terra si raggruppano quindi per difendere la sfera mentre i piloti ingaggiano la regina, il cui scudo rimane impenetrabile. Patricia nota uno schema nello scudo della regina, rendendosi conto che si indebolisce momentaneamente durante gli attacchi. Sfrutta questa vulnerabilità, danneggiando lo scudo e lasciando scoperta la regina. La regina allora reagisce prendendo di mira il jet di Patricia, costringendola a espellersi con un paracadute, scappando per un pelo. Mentre la regina tenta di inseguire Patricia, Dylan e il suo gruppo ritornano, lanciando un contrattacco con la loro tecnologia. All'interno della base, gli alieni individuano la sfera, sorvegliata da Oaken e Isaac, trasmettendo la sua posizione alla loro regina. In una battaglia frenetica, la regina sfrutta il potere del suo alveare per manipolare la tecnologia, creando uno scudo attorno a sé. Amutu e Floyd combattono nella camera di isolamento, riuscendo a sconfiggere gli alieni, ma sfortunatamente uno di questi colpisce Isaac. Mentre la lotta si intensifica, Oaken dice un sincero addio al suo amato marito. Con solo 2 minuti rimanenti, la regina attacca aggressivamente la base, tentando di sfondare il tetto e impossessarsi della sfera. Dylan, ispirato, conia la formazione protettiva del jet come un tornado. Jake avvia i propulsori manuali, usando la forza del tornado per spingerli fuori dall'alveare proprio mentre la regina si infiltra nella base e si impadronisce della sfera. I piloti riprendono quindi il controllo dei jet e scatenano una raffica di fuoco contro la regina, costringendola a uscire dall'armatura. Mentre lei cerca di fuggire, David arriva giusto in tempo con l'autobus, evitando una collisione, e la regina soccombe, collassando e liberando la sfera. Similmente alla prima guerra, la sua scomparsa interrompe le trivellazioni e fa schiantare tutte le navi aliene. I festeggiamenti globali scoppiano quando la nave madre parte e Oaken conferma la sicurezza della sfera. Nonostante il trionfo, David si preoccupa della vulnerabilità della Terra agli assalti futuri. Oaken lo rassicura, rivelando che la sfera possiede un programma di addestramento su un pianeta rifugio. Infine, sottolinea il prossimo passo dell'umanità, unirsi alla guerra intergalattica per la sopravvivenza. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione. Se siete arrivati fin qui lasciate un commento con l'emoji del razzo. A presto, con il prossimo riassunto.